Allora, ho avuto una pessima idea, ovvero mettermi a registrare questo Q&A in questo momento che sto morendo di fame. Dovevo prima mangiare qualcosa. Comunque, ragazzi, sono tornato dalla Lapponia, quindi quale momento migliore per leggere le domande che mi avete fatto e risponderle per fare appunto un Q&A a tema Lapponia. La prima domanda: per arrivare nelle zone più a nord posso prendere l'aereo? Sì. Allora, noi arriviamo sempre con l'aereo all'aeroporto di Ivalo. Facciamo scalo ad Helsinki prendendo Finnair tipo Roma o Milano, Helsinki, e poi da Helsinki un altro aereo che in un'oretta e mezza ti porta nella vera e propria Lapponia. Si può arrivare anche con altri mezzi, credo di sì, ma in inverno la cosa che conviene di più, secondo me, anche per velocizzare il tutto, dato che comunque costa tanto andare in Lapponia, quindi meglio metterci il meno possibile, è l'aereo. Le attrezzature si rovinano con queste basse temperature, mi chiede un altro Davide. Non mi si è mai rovinato nulla, tranne credo una volta lo schermo della 7S, la 7S vecchia, mi si sono bruciati dei pixel, ma lì faceva veramente troppo freddo, tipo meno 30 gradi. Stavolta non è successo niente, le altre volte, a parte quell'episodio lì, nulla. L'unica mia preoccupazione è sempre la condensa che si può formare anche dove c'è il sensore. Se tu magari stai fuori a vedere l'aurora e ci sono meno 20 gradi, meno 25 gradi, rientri che ce ne sono magari 18, in quel momento si forma la condensa e quindi potrebbe crearsi sul sensore dentro la lente un problema. Perciò io tolgo la scheda di memoria, tolgo le batterie, chiudo la telecamera in un sacchetto di plastica, la porto dentro e la lascio acclimatare. A sto giro mi sono dimenticato di farlo, ma non è successo comunque nulla. È molto costoso come viaggio, mi chiede Lucia. Sì, costa tanto, cioè il nostro pacchetto comprende tutto e non hai fuori altre spese, però giustamente tante persone mi dicono: è molto caro come viaggio. Sì, perché vai sperduto nella foresta molto 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 più a nord del circolo polare artico. Sicuramente ci saranno opportunità di fare viaggi del genere spendendo meno se andate in estate, ok, però in inverno, se vuoi andare a fare una roba fatta bene in un hotel che sta sul lago ghiacciato, quindi non è che c'è inquinamento luminoso o altro, sei sperduto nella foresta con il lago dove puoi vedere l'aurora boreale, ti danno l'attrezzatura termica, ci sono tutti i pasti, le escursioni costano tutte 200-300 euro perché alla fine sono robe molto belle e là la vita in cioè le cose costano tanto, quindi è un posto caro, però se si fa un viaggio di pochi giorni non si spende un capitale, sicuramente si spende di più rispetto ad altre destinazioni, però sono cose diverse, è una location che ti offre cose diverse. Perché non hai mai volato con il drone in Lapponia? Perché avevo sempre paura che mi si scaricasse la batteria o raggiungesse livelli critici in un momento di volo dove magari sono sopra una foresta, ok? E fidatevi, se ti cade il drone tra gli alberi, non dico che non lo ritrovi più, però per arrivarci con la neve alta così è un'impresa e ho sempre avuto paura di rovinarlo. Però a sto giro, Pasquale che viaggiava con noi, un ragazzo di Napoli che ha portato lo Spark, l'ha fatto volare. E quindi boh, non lo so, mi sa che la prossima volta che vado a marzo con il nuovo viaggio con gli iscritti che facciamo, che vi lascio come al solito qua sotto in descrizione se volete partecipare, il drone lo porto, rischiamo, però cioè mi piace l'idea di poter dire di aver volato anche in Lapponia. Esiste un periodo migliore rispetto ad altri per poter vedere l'aurora boreale? Io ti dico che a marzo abbiamo visto l'aurora boreale più bella di tutte. Adesso siamo andati che a gennaio l'abbiamo vista non così nitida, non così luminosa, ma l'abbiamo vista molto più come si può dire, danzante, no? Cioè, l'abbiamo vista prima in lontananza, poi si è spostata sopra il nostro hotel, poi è arrivata sopra le nostre teste. A un certo punto ci siamo sdraiati per terra per ammirarla perché è una cosa veramente incredibile. Quindi, non lo so, secondo me marzo è il periodo migliore, però non sono uno scienziato né il colonnello Giuliacci, quindi non te lo posso dire. Già che attrezzatura per la neve ti vengono fornite o devi comprare tutto tu? Devi comprare l'intimo termico, calzettoni, guanti, cose così, qualcosa tipo da sci, cioè le cose che si usano normalmente per andare a sciare, ma là, cioè almeno quando andiamo al Corpi Carte o comunque quando andiamo a fare viaggio con gli iscritti, ti danno, oltre alla tuta termica che serve a chiuderti bene, poi vabbè farò un video, magari lo registro direttamente dopo, dedicato appunto all'abbigliamento per affrontare questa tipologia di viaggi, ti danno anche i calzettoni di lana, ti danno i cosi da mettere sopra i guanti che da lì proprio non senti più freddo alle mani, ti danno i dopo sci, ti danno il cappello, il passamontagna, tutto quello che può servire loro ce l'hanno, però di base bisogna andare preparati con l'intimo termico e le cose per la neve. Quali sono le temperature minime in inverno e massime in estate? Massime in estate non lo so, però in inverno la minima riscontrata dal sottoscritto è meno 32,7 gradi. Fa tanto freddo. Quanti giorni servono per godersi la Lapponia? Secondo me l'ideale è fare un viaggio di 5-6 giorni, ma cioè 5 giorni, perché dopo un po', a parte che finisci le cose da fare e rimani lì ad aspettare l'aurora boreale di notte, ma soprattutto fa un sacco freddo, quindi dopo un po'
Cioè, lo senti il freddo. Se vai preparato, ce la fai a goderti il viaggio, però dopo un po', ragazzi, cioè, meno 25 gradi tutti i giorni e la notte, insomma, è un po' pesante. Qual è il cibo più strano, il più buono e quello meno buono che hai mangiato in Lapponia? Quello meno buono non mi viene in mente nulla. Cioè, se parliamo anche di viaggi precedenti, mi ricordo che una volta ci avevamo portato una specie di piatto di pasta, ma ero andato a Rovaniemi, cioè non era un viaggio di quelli che faccio adesso. Il cibo più strano è il fegato di renna, che ho mangiato uno o due anni fa e non è che mi ha fatto impazzire. Il più buono, sicuramente il salmone là è una cosa fuori di testa. C'è qualcosa che non ti aspettavi di trovare in Lapponia, sia in positivo che in negativo? Allora, in positivo il cibo, non mi aspettavo che fosse così buono. In negativo, che non, cioè, le persone sono un po' fredde, un po' hanno delle maniere un po' del tipo: oh dai, è ora di cena, andiamo a mangiare, dai, su, muoviamoci. Però non è una cosa negativa, sono semplicemente fatti così. È un paese costoso? Sì, è un paese molto costoso. Hai mai mangiato o visto il kvyak? Si tratta di foca farcita con uccelli in decomposizione. La mangiano gli Inuit, non so se sia anche in Lapponia. Non l'ho mai visto una cosa del genere. C'è anche la foto. Non so, non penso che la mangerei. Cioè, foca farcita di uccelli in decomposizione? Non mi ispira. Hai incontrato Babbo Natale? Sì, ma non durante questo viaggio, durante quelli che ho fatto a Rovaniemi. Come fai a gestire i soldi con tutti questi cambi di valute? C'è l'euro in Finlandia. A grandi linee, i posti che visiti li trovi prettamente turistici o ci sono ancora luoghi che mantengono? Questi mi sa che sono domande per un video Q&A generale. Comunque qua è tutto meno che turistico, perché sei in mezzo al niente. Ci sono delle attività dove ci sono persone che vengono apposta per fare, ma non è niente di turistico, perché è talmente sperduto come posto e difficile da raggiungere e difficile anche da affrontare, che non trovi il viaggiatore, cioè il turista. Trovi persone che sono andate lì apposta per fare qualcosa di specifico, quindi non c'è la clientela occasionale, c'è quella proprio di nicchia. Come gestisci una giornata con poche ore di luce? Mi alzo con la sveglia e non con il sole che entra dalla finestra, perché rimane buio fino a tardi e tramonta il sole abbastanza presto, quindi sfrutto le poche ore di luce che ci sono, che a volte non c'è neanche chissà che luce perché magari c'è nuvoloso perché sta nevicando, e poi il resto è tutto aurora boreale o stelle, perché comunque si vedono delle stelle della Madonna se c'è il cielo sgombro. Qual è la cosa che ti è piaciuta di meno della Lapponia? Non lo so, a me piace abbastanza tutto. La cosa che mi è piaciuta di meno durante questo viaggio, tutto ok. Durante gli altri viaggi ero andato a Rovaniemi, alla casa di Babbo Natale non c'era la neve, quello è stato piuttosto squallido. Hai visitato musei in Lapponia? Sì, sono andato a vedere il museo Sida, che è quello della cultura Sami. Tra l'altro, se qualcuno guarda Vikings ricollegherà i Sami. E è molto bello, molto interessante, e se tu ti soffermi a guardare le cose, è studiato veramente da Dio. Poi noi ci andiamo prevalentemente perché lì si mangia molto bene, c'è una specie di ristorante a buffet turistico dove però si mangia tipo tanto tanto bene. Quando siamo andati noi l'altro giorno abbiamo mangiato un maiale, ragazzi, che era una roba proprio ti lasciava senza parole. Il museo è piuttosto piccolo, fanno anche una proiezione dedicata all'aurora boreale, ma noi generalmente lo giriamo in un quarto d'ora e poi usciamo, perché lì c'è il fiume congelato cioè tra un museo e il fiume congelato preferisco andare sul fiume congelato. In media quanti soldi bisognerebbe portare per un viaggio di una settimana? Una settimana è tanto su in Lapponia. Quanti soldi portare? Cioè, se intendi, se vai a fare un viaggio non organizzato, pagarti tutti i pranzi, le cene, le colazioni, gli hotel è caro. Noi quando facciamo il viaggio le uniche cose fuori sono tipo la roba da mangiare in aeroporto, da bere così, e gli extra di tipo personale come souvenir, e costicchiano anche quelli. Però tipo la renna che ho portato a casa, la scatoletta con dentro la carne di renna, costava 6,90 euro, che non è poi così tanto se pensi che è carne di renna in scatola. Ci sarà qualche video 360? Porca vacca, mi sono dimenticato di farli. Mi sono proprio dimenticato, avevo dietro la telecamera, mi sono dimenticato di farli. Dovrei, adesso vado a New York, a New York faccio qualche video di 360 da mettere sul secondo canale. Perché non esistono i combini in Lapponia? Penso che non avrebbe neanche senso, perché la gente lì non è che esce, va in giro, sono tutti nelle case, escono proprio raramente per andare nei vari negozi. Parlano bene inglese oppure un po' come il Giappone? Lo parlano l'inglese, ma hanno una pronuncia. Ah, noto solo adesso che c'è Asia dietro che vuole uscire. Hanno una pronuncia che è un po' complicata da capire. Asia, sei bravissima, perché io adesso ti metto in copertina e scrivo Q&A Lapponia Fit Asia. Mua!
Che attrezzatura hai usato per le riprese? Ci sono accorgimenti particolari sull'attrezzatura viste le temperature estreme. Allora, ho utilizzato la GoPro Hero 6, tranquillo, senza problemi, il telefono che mi si spegneva ogni tot perché faceva troppo freddo e qualche volta anche la 7S. Accorgimenti particolari, stare molto attenti a non far cadere le cose nella neve, che è una cosa che può capitare molto facilmente se utilizzate i guanti, eccetera. Cioè, siamo tutti un po' goffi in Finlandia, cioè in Lapponia, perché abbiamo i vestiti enormi, così quindi è facile che ti cadano le cose. E in generale proteggere le batterie dal freddo e le macchine dalla condensa. Quanto fa freddo in una scala da 0 ad Abruzzo interno? Tanto, fa tanto freddo. Cioè, tipo, ci sono dei momenti in cui c'è proprio le dita dei piedi congelate. Infatti, sono le uniche cose che proprio faccio fatica a proteggere, le punte delle dita dei piedi. Perché dopo tanto che stai con i piedi nella neve, anche se hai gli scaldini e tutto, rischi che senti molto freddo. Però basta mangiare tanto, tenersi sempre in movimento e riesci comunque a far andare per bene la circolazione e riuscire a non perdere un arto o le estremità. Qual è la cosa che più ti ha colpito della Lapponia? Aurora boreale. Qual è il segreto dei tuoi capelli? Regà, ma sapete che tipo in sti giorni quando noi abbiamo fatto sempre la doccia tutti assieme, tutti uomini, piuttosto che farci la doccia in stanza e star lì a usare il bagno, facevamo la doccia tutti giù dove c'era col costume, per non esagerare con la gaiezza, e dove c'era la sauna, davanti c'erano le docce e noi ci facevamo la doccia lì perché boh, cioè si stava insieme, ci si divertiva, faceva gli scemi, poi vabbè, i video parleranno da soli. E io ho usato una quantità di balsamo impressionante, infatti adesso ho tipo i capelli tipo stramorbidi, prima li ho addirittura pettinati, sembravo uno di una pubblicità della Pantene che spero un giorno mi contatterà per lavorare assieme. Perché è così costoso visto che comunque dura pochi giorni? Perché il volo che ti porta fino a là, cioè tu c'hai il volo da Roma ad Helsinki, il volo da Helsinki fino a Ivalo, il bus che da Ivalo ti porta fino all'hotel, le 3 notti in hotel con le 3 colazioni, i 3 pranzi, e con i pranzi, le cene, di cui 2 cene all'interno della Kota, che è la capanna finlandese con un menù a base di renne, un menù a base di salmone, mangi tutta la roba tipica, c'è l'escursione con i cani da slitta, l'escursione alla fattoria delle renne, l'ingresso al museo, il pranzo al museo, più c'è anche l'attrezzatura termica, volendo anche le ciaspole, gli sci e le cose. Se tu combini tutto questo, ottieni un viaggio che, seppur di pochi giorni, costa relativamente tanto se paragonato ad altre destinazioni, ma abbastanza poco considerando che stai andando veramente tanto a nord ed non è un posto facile da raggiungere. Io penso che comunque il prezzo sia adeguato, altrimenti non lo proporrei come viaggio. Però sì, cioè, bisogna cacciare un po' di soldi. La consigli come meta per un viaggio con gli amici? Sì, cioè, se vai da solo o in coppia, secondo me ti rompi un po' le balle perché c'è poco da fare, quindi è più bello andare in compagnia. In generale, cioè, sì, secondo me è meglio andare in compagnia. Qual è l'esperienza che ti ha emozionato di più durante il tuo soggiorno in Lapponia? La prima volta che ho visto l'aurora boreale, durante questo viaggio qua è stato tutto molto, molto, molto bello e divertente. E boh, abbiamo fatto un sacco di cose pazze, tipo siamo andati sotto a un ponte, c'era il fiume congelato, siamo andati sotto il ponte dove si vedeva proprio il ghiaccio, quello è stato pazzesco. E poi in generale ci siamo divertiti un botto e non vedo l'ora di tornare a marzo. Anche se a marzo siamo in un posto diverso e il programma è leggermente differente dal tipo che ci succede, leggermente facciamo un sacco di cose pazze, tipo go-kart sul ghiaccio, pesca sul ghiaccio, e poi comunque vi lascio il programma qua sotto perché non me lo ricordo. Pensi che vivere in un posto del genere sarebbe positivo o negativo per quanto riguarda la tua carriera su YouTube? Io penso che facendo il lavoro che faccio non mi conviene, converrebbe vivere in un posto del genere perché è troppo costoso. Ha senso vivere lì se hai uno stipendio adeguato al costo della vita, ma di base io non ci andrei mai a vivere perché sei troppo lontano da tutto. Io sono uno che ama girare, quindi già l'idea di essere lontano più di 25 minuti di macchina dall'aeroporto di Bergamo mi disturba. Com'è il costo della vita? Molto, molto, molto alto, però non ti so dire i prezzi dei supermercati perché non ce ne sono, cioè là dove andiamo noi non ce ne sono. Se ci sono, non ci siamo neanche mai passati. Ci deve essere per forza un posto dove andare a comprare la roba da mangiare, se no loro come fanno? Però non ci siamo mai passati avanti. Qual è la cosa più particolare, tipica per la tradizione che hai fatto in Lapponia? Una cosa divertentissima: provare a prendere le renne al lazzo. Ovviamente non abbiamo fatto male delle renne vere, abbiamo preso delle, cioè,
c'era le corna di rena su una specie di tronco di legno, però loro ti danno il lazzo e ti spiegano come lanciarlo, perché quando loro devono prendere le renne fanno così ed è molto, molto divertente. Statisticamente, quante volte hai visto l'aurora boreale in una settimana? Nei periodi novembre-marzo. A novembre non l'ho mai vista, a marzo, cioè verso marzo sì, ti dico, questa volta qua abbiamo vista 2 volte l'aurora, di cui una volta molto molto bella e l'altra volta accennata. Il viaggio precedente, sempre con gli iscritti, l'abbiamo vista tutte le sere ed era marzo, quindi sto diventando un po' logorraico, siamo già abbastanza in là con il video. Ci vivresti? Assolutamente no. È vero che le ore di sole sono massimo 4-5, ma anche meno. Quali emozioni particolari ti suscita vedere l'aurora boreale? Non lo so, la prima volta che l'ho vista per bene mi sembrava una roba in CGI, perché non ti sembra possibile che il cielo si possa tingere di quei colori, e la vedi, cioè è una cosa concreta, capito? Sono dei raggi visibili, definiti, non è semplicemente una luce, non è qualcosa di appiccicato, è qualcosa di in movimento, cioè ci sono le stelle, le nuvole, te e l'aurora boreale. Fuori di testa, raga, veramente una cosa da pazzi. Farei un video della stanza? Sì, forse l'ho già pubblicato, probabilmente, non lo so. In quale zona della Lapponia sei stato in questo viaggio con gli iscritti? Sempre la solita, che si trova più o meno a 1 ora e mezza di macchina dal confine con la Norvegia. Quante alci e renne hai visto? Questa volta non ho visto l'alce, l'ho vista in uno dei viaggi precedenti. Bellissime, le alci sono veramente troppo, troppo enormi e maestose. Renne, troppe da contarle, soprattutto a una certa, le vedi da tutte le parti, le mangi pure. Potresti dire che assistere al fenomeno della L'aurora boreale è l'emozione più importante? Non lo so, sicuramente di tutte quelle che ho vissuto durante i miei viaggi è nella top 10, top 5, top 3, top 1, non lo so. Top 5. Meglio viaggio organizzato o va bene anche organizzare indipendente? Io non sono mai andato da solo in Lapponia, dovrei provare prima di dirlo. Mi converrebbe dire meglio viaggio organizzato, viaggiate con Human Safari, però personalmente dipende da che persone siete, perché se siete persone che proprio non ce la fate a viaggiare con altre persone, non volete andare in giro, cioè non vi interessa niente di conoscere altre persone, altri viaggiatori che sono interessati e appassionati, non volete condividere l'esperienza con nessuno, andatevene per i fatti vostri. E boh, cioè io personalmente dico, un posto come la Lapponia bisogna andare in compagnia. Se vuoi organizzartelo per i fatti tuoi, considera, cioè calcola bene se ti conviene, perché se vedi che organizzandolo tutto da solo spendi di meno e non te ne frega di andare con un gruppo di persone, vai da solo. Se invece dici, ok, però alla fine ci spendo quasi uguale o rischio di spendere di più, vai col gruppo organizzato. Dipende. Quanto è buona la renna da 1 a 10? Ma direi un 7, 7 e mezzo. È un gusto abbastanza tranquillo, buona di sapore, ma che secondo me è la lunga stufa. Non è una carne alla quale siamo abituati, quindi boh, io personalmente dico ci sta a provarla perché è buona, però no, non è una roba che dici quando torno in Italia devo assolutamente trovare un allevamento di renne e fare l'abbonamento, perché non è eccezionale. È buona, ma non incredibile. Ti sei mai sentito male mentre tornavi o partivi per la Lapponia? No, sempre tutto ok. Certo, quando torni a casa un po' ti mancano quelle temperature, specie se arrivi qua che fa un caldo che non riesco a capire adesso che siamo al 22 di gennaio. Come sono gli abitanti in confronto dei turisti? Nei confronti dei turisti sono un po' freddi, sono un po' freddi e distaccati, però easy. Comunque questa era l'ultima domanda, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.